attorno alle sue poesie, lui ci costruisce un intero libro. Sceglie le singole poesie con attenzione, le monta secondo un ordine ben preciso, ci racconta come sono nate e ce le analizza una per una. Qualcuno ha detto che è il primo vero libro della letteratura italiana, un libro nuovo per una letteratura nuova. Si chiama La vita nuova, il libro dell'amore per Beatrice. La vita nuova è il libro di esordio di Dante. È un romanzo autobiografico d'amore, potremmo dire con terminologia moderna. È fatto di poesie e di prose. Le poesie sono state scritte da Dante in precedenza, quindi sono come un diario lirico, un diario poetico con singoli componimenti nei quali Dante ricorda gli incontri con questa bambina all'inizio di 9 anni, di 8 anni, e poi ragazza. Diventa la materia intorno a cui Dante costruisce in seguito, negli anni 90 della sua vita, intorno ai 25 anni, dai 25 ai 28 anni, costruisce una struttura esplicativa. Beatrice è un essere superiore. Della sua nobiltà partecipa chi le è vicino. Beatrice ci rende migliori ed è come un magnete che ci volge sempre verso il bene. Si tratta di un processo misterioso, immediato, semplice, e raccontare questa immediatezza e semplicità è il termine di un lavoro poetico durissimo. Conoscete i cliffhanger, cioè i finali che lasciano in sospeso? Ecco, La vita nuova termina con la madre di tutti i cliffhanger. Beatrice è morta, ma solo in questo mondo. Apparve a me un'ammirabile visione, nella quale io vidi cose che mi fecero proporre di non dire più di questa benedetta, infino a tanto che io potessi più degnamente trattare di lei. E di venire a ciò io studio quanto posso, siccome ella sai, veracemente. Sicché, se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono, che la mia vita duri per alquanti anni, io spero di dire di lei quello che mai non fu detto d'alcuna. Dante non ha ancora in mente la commedia, non sa ancora che sarà Beatrice ad accompagnarlo per tutto il paradiso, però ha fiuto e come poeta sa che Beatrice è la ragione stessa del suo scrivere. Dante sa già su quale carta puntare.